non si rimproveri a questa opposizione cose delle quali essa non è responsabile. Ci sarà una parte del Paese che chiederà conto al Presidente del Consiglio Renzi, che magari l'8 agosto deve andare in vacanza da qualche parte, chiederà conto per quale motivo si debba ridurre una riforma costituzionale in questi termini. Ricordo ancora una volta, casomai non fosse chiaro ai senatori della maggioranza, che nel 2006 la precedente riforma della parte seconda della Costituzione andò avanti non per poche sedute come in questo caso, ma in un primo momento per 25 e poi per altre 10, per un totale di 35 sedute. Ricordo ancora allora e a noi stessi che gli emendamenti furono circa 2000. E allora dove sta la fretta nel dover chiedere l'armonizzazione? Dove sta la necessità di arrivare al muro contro muro da parte del governo e dire, e da parte anche della maggioranza, o riducete gli emendamenti oppure non abbiamo altre proposte da farvi? Se noi abbiamo da tempo, assieme agli altri gruppi di opposizione, indicato quali sono i grandi temi sui quali abbiamo necessità di far confrontare non le persone in quest'Aula, ma le persone che coscientemente vogliono sapere che fine farà un Parlamento di eletti e se diventerà un Parlamento di nominati, dobbiamo essere consapevoli anche in questo caso che chi deve decidere si troverà davanti all'onere di doverne rispondere davanti a tutto il Paese. Andiamo avanti, Presidente del Consiglio Renzi? Vuole andare avanti? Vuole mettere tempi? Vuole mettere modi? Limiti? Vada avanti, Presidente del Consiglio Renzi. La luna di miele che ha avuto con gli italiani presto finirà, non ci sono dubbi. Grazie.